Shalom Rachav. Parashah di questa settimana, Parashat Chukat, inizia col comandamento di Kadosh Baruch Hu verso a Moshe e Aaron di prendere la famosa mucca rossa per potersi purificare. Ma il Kohen Gadol, ovvero il sommo sacerdote, era ancora Aaron Kohen. Ma vediamo che appunto il comandamento della mucca rossa viene detto a Moshe e Aaron, ma colui che deve compiere il lavoro è Elazar, il figlio di Aaron. Sia Rashi che il Siftei Chachamim chiedono come mai. Rashi porta le parole del Midrash, del Sifri, che questa parà adumà, questa mucca rossa, il comandamento è stato dato a Moshe Aaron, però doveva essere fatta dal vice Cohen, se si può chiamare così. Perché la Gemara del trattato di Yomah, 42esimo Daf Porta, che la Parah Adumah, ce ne sono state più o meno tante altre dopo, ma sono state tutte fatte dal Kohen Gadol, dal sommo sacerdote. L'unica che non è stata lavorata, diciamo così, dal Kohen Gadol, dal sommo sacerdote, è appunto questa qua. Per questo c'è scritto Venatatem Ota, così dice il Pasuk, Venatatem Ota e darete lei, solo lei, perché tutte le altre le dovrà fare il sommo sacerdote nel futuro. E chiede al Ramban, e chiede anche al Kliyakar, come mai viene data Elazar? Elazar è un sacerdote come gli altri, c'è cioè il sommo sacerdote, e poi tutti gli altri sono sacerdoti normali, sacerdoti semplici. Se si può usare questa parola, non ci sono altri livelli di sacerdoti dopo il sommo sacerdote, sono tutti allo stesso livello. Quindi, come mai è stata data a Elazar e non a Aaron Cohen stesso? Come vediamo che tutte le altre parah adumah, tutte le altre mucche rosse sono state date dopo al sommo sacerdote e non agli altri sacerdoti. Il Ramban porta tre risposte. Una risposta è molto simile, quasi uguale allo Kliyakar, e ne aggiunge altre due. Vediamo prima le due del Rambam e poi vediamo quella con Kliyakar. Parte del lavoro, dice il Ramban, della Parah Adumah, della mucca rossa, doveva essere fatto fuori dall'Ohel Moed, ovvero fuori dal Mishkan. E dice il Ramban, visto che Aaron HaKohen era una persona così santa, così attaccata da Kadosh Baruch Hu, così attaccata al santuario, con una persona che deve essere circondata sempre da Kedushah, non voleva Kadosh Baruch Hu dirgli, guarda, esci fuori a fare un lavoro. Voleva che tutto il lavoro che svolgesse Aaron era all'interno del Mishkan. Per questo dice il Ramban, quando c'è un lavoro da fare fuori, quando c'è Parah Adumah, che parte del trattamento di questa mucca rossa viene fatto fuori, manda qualcun altro perché non vuole mandare Aaron. Questa è la prima risposta che porta il Ramban. Seconda risposta che porta il Ramban, è che visto che Aaron HaKohen, come vedremo nei psukim più avanti, viene a mancare in questa parasha, dice il Ramban, voleva già iniziare a trasmettere il lavoro del sommo sacerdote da Aaron a Elazar, che era il candidato ad essere il prossimo sommo sacerdote. Quindi questo lavoro qua, dice Kadosh Baruch Hu, visto che lui sarà il prossimo sommo sacerdote, che inizi già un po' a vedere qual è il lavoro, quali sono i compiti che deve svolgere, inizia a dargli già qualcosa per poterlo abituare a quando sarà sommo sacerdote. Questa è la risposta che interessa a noi, ma portiamo un'ultima risposta. Porta il Ramban, in nome di Rabbi Moshe Adarshan, che il fatto che Elazar gli è stato dato il compito della mucca rossa era come una piccola punizione sul peccato del vitello d'oro. Visto che il vitello è il figlio della mucca, allora gli è stata data la mucca per riparare il peccato del vitello d'oro. E visto che Aaron ha fatto parte in un modo o nell'altro, abbiamo già parlato lungamente di questa questione qua, gli è stata data ad Elazar e non a Aaron. Così porta il Ramban in nome di Rabbi Moshe Adarshan, e il Kliyakar porta la stessa cosa. Kliyakar dice: Lo agli dei Aaron, non è stato dato questo compito ad Aaron, chi ua yassiba la Egel, perché lui era la ragione del vitello d'oro.
E continua Achillea Carpo, un'altra ragione che vediamo che il fatto del paradumà, della mucca rossa, che rende puri coloro che ne vengono a far uso, è ovviamente un miracolo. E dice Achillea Carpo, per questo, portando il Pasuk nel Navi Yechezkel, Pesarakti Alechem Maim Teorim, e ho gettato su di voi questa acqua che è santa, paradumà. È ovviamente una questione molto spirituale, e dice il Kliyakar, lo vediamo nel nome di Elazar. Se prendiamo il nome di Elazar e lo dividiamo in due, vediamo le prime due lettere, Alef Lamed, sono il nome di Hashem. Azar è aiutato, ovvero per purificarti è sempre bisogno l'aiuto di Dio. Così porta il Kliyakar. Ma quello che interessa a noi ha a che fare con l'argomento principale di questa lezione qua, è appunto la seconda risposta. Qual è la seconda risposta? Che il compito che è stato dato ad Elazar era per prepararlo a svolgere il lavoro del Kohen Gadol. Infatti, quando la Torah parla nel capitolo 20, versetto 12, e la Torah, dopo aver punito Moshe Aaron per il fatto di aver picchiato la roccia e non parlato, la punizione qual è? Vayomer Hashem el Moshe el Aaron, disse Hashem a Moshe Aaron, Yallo emantembi, Yallo emantembi la gdisheni bnei Israel, nachen lo tavir et hakal hazeh l'eretz asher natati lahem. Versetto 12, capitolo 20, perché avete picchiato la roccia e non avete parlato come vi ho comandato, non porterete questo popolo qua dentro la terra di Israele. E qualche versetto più avanti, nel versetto 23 e 24, quando Mosè è comandato da Kadosh Baruch Hu di annunciare ad Aaron che è arrivato il giorno in cui deve andare via da questo mondo qua, la Torah gli ripete il fatto che il motivo per cui non può portare Aaron dentro la terra di Israele, il popolo di Israele, è appunto per il peccato della roccia che hanno picchiato e non hanno parlato, e la Torah qua ci viene a dire che il peccato non è il vitello d'oro, ovvero Aaron ha avuto a che fare col vitello d'oro, ma questo non è il motivo per cui non ha potuto portare il popolo di Israele. E nonostante la Gemara sia nel trattato di Yevamot 121, sia nel trattato di Baba Kama 20, dice che HaKadosh Baruch Hu medagdek im tzadikim kechut ha-seara, che HaKadosh Baruch Hu si comporta con i tzadikim, anche la vera più sottile che c'è, ricevono subito una punizione, perché per pulirli in questo mondo qua, in modo che quando arrivano nel mondo della verità, nel mondo eterno, arrivano puliti, arrivano senza punizioni. Nonostante ciò, il peccato del vitello d'oro non è la causa per cui Aaron non è entrato. La causa è l'episodio della roccia. Dopo questa piccola introduzione, vediamo come tutti gli avvenimenti della Parashah sono collegati uno all'altro. La Parashah inizia a parlare del paradumà della mucca rossa. La Parashah poi porta la morte di Miriam, visto che è morta Miriam, non c'è più il pozzo, Bnei Israel vogliono l'acqua, vanno da Moshe Aaron, si lamentano dell'acqua, Kadosh Baruch Hu dice vai a parlare con la roccia, loro la picchiano, esce l'acqua ma vengono puniti, Aaron muore, e poi iniziano i famosi episodi con la guerra con la guerra con i Canaanim e le Harad, ma la morte di Aaron avviene tra i due popoli, ovvero nel capitolo sempre 20, versetto 14 e capitolo 21, versetto 1, la Torah lì parla di come Bnei Israel vogliono attraversare la terra di un certo popolo, la prima è di Melech Edom e la seconda è di Eretz Canaani, vogliono attraversare questo posto per arrivare più velocemente, e tutti e due erano vogliono. E vediamo che la morte di Aaron viene raccontata tra i due episodi, ovvero tra la volontà di Bnei Israel di attraversare la terra di Edom e la volontà di Bnei Israel di attraversare la terra di Canaanì, e la morte di Aaron avviene in mezzo. Se la morte di Aaron è collegata al fatto di Miriam, allora come mai non viene, la Torah non ci racconta subito la morte di Aaron dopo l'episodio della roccia? Come mai la Torah le mette tra le due volontà di passaggio di questi terreni qua? Rashi risponde. Cosa dice Rashi? Rashi porta. Il motivo è perché si sono avvicinati alle azioni di Esav, ovvero non si comportavano bene, Bnei Israel, perché si sono lamentati appunto, e
E Erez Edom è la terra di Esav, Edom vuol dire rosso e Esav, anche lui era chiamato Esav rosso. Per questo i due episodi sono collegati, così dice Rashi, ma ciò non risponde come mai allora tra Erez Edom e Erez Canaan, se mettevi l'episodio della morte di Aaron subito dopo l'episodio della roccia e subito dopo veniva la volontà di passare nella terra di Edom, anche andava bene. Quindi come mai la Torah cambia la posizione? Se guardiamo i psukim, i versetti della morte di Aaron, ci sono un po' di domande che vanno capite. Innanzitutto, il posto dove avviene la sepoltura di Aaron è un posto chiamato Hor Ha, la montagna nella montagna. È un nome molto strano, va capito questo nome. Dice subito Rashi che le Ananea Kavod, ovvero le famose nuvole che trasportavano i Bnei Israel nel deserto, appiattivano tutto, ma hanno lasciato tre montagne. Har Nevo, Har Sinai e Hor Ha. Har Nevo è dove è stato sepolto Moshe Rabbeinu, Har Sinai è dove è stata data la Torah, e Hor Ha è appunto dove è stato sepolto Aaron. E perché viene chiamata montagna sopra la montagna? Così spiega Rashi. Rashi ci porta un esempio. Come una mela piccola sopra una mela grande. Così porta Rashi. Hor Har al Gabei Har e Tapuach Katan al Gabei Tapuach Gadol. Il commento di Rashi è molto strano. Rashi non usa portare paragoni per farci capire una cosa specialmente così semplice. Una montagna sopra una montagna vuol dire iniziato una montagna, sopra c'era un'altra montagna, l'abbiamo capito. Come mai Rashi ci viene a dire una mela piccola sopra una mela grande? Come mai una mela? Questa domanda non è una domanda che si trova nei libri. La Rizal in Shara Psukim ne parla, ma più concetto di Kabbalah. Però, se analizziamo bene la morte di Aaron e i psukim della morte di Aaron con alcuni dettagli, forse si può trovare una bellissima spiegazione di come mai Rashi porta questo esempio qua di questa mela piccola sopra questa mela grande e capire di più, in modo più profondo, la parashah di Chukat. Un altro dettaglio importante che va chiarito è il fatto che tutta la cerimonia di morte, se si può chiamare così, di Aaron HaKohen, avviene tramite il cambiamento di vestiti, ovvero Aaron toglie i suoi vestiti del sommo sacerdote, i famosi 8 vestiti, e li dà a suo figlio Eleazar. Versetto 26, capitolo 20, Vafshetar et Aaron et Gadav ilbashtem et Eleazar beno ve'Aaron yaseh v'met. Spoglia Aaron dai suoi vestiti e mettili su Elazar suo figlio e poi potrà morire. Vayas Moshe kasher tziva Hashem vayalu elor ha'ar lenei kol ha'eda e Moshe ha obbedito il comandamento di Hashem e sono saliti su questa montagna qua. Vayafshet Moshe et gadav vailbesh otam et Elazar beno vayamat Aaron sham berosh ha'ar vayered Moshe velazar min ha'ar. E Moshe appunto ha tolto, ha spogliato Aaron dai suoi vestiti, li ha messi su suo figlio Aaron ed è morto lì. Come mai tutta la cerimonia che la Torah ci descrive qua avviene tramite questo cambiamento di vestiti? Potevano cambiare i vestiti prima, oppure Aaron dava i vestiti a Moshe, Moshe scendeva e li metteva a Elazar. Qual è il motivo che tutto avviene attorno a questi vestiti qua? Un'altra domanda. Se guardiamo la differenza tra la morte di Miriam e la morte di Aaron, dice il Kitav Sofer, il figlio del Chatam Sofer, vediamo che, capitolo 20, l'ultimo versetto, versetto 29, Vayiru kol ha'eda ki gavah Aaron, vayivku et Aaron 30 yom kol bet Israel. Hanno fatto tutti lutto sulla morte di Aaron, hanno tutti pianto la morte di Aaron, ma se guardiamo da Miriam non c'è scritto che hanno pianto. Miriam era una tzaddeket. Miriam sicuramente ha fatto tanto bene ad Am Israel, come mai nessuno ha pianto per Miriam, ma non si pianto per Aaron? Un'altra domanda che chiedono i nostri Chamim, la Avot e Rabbi Natan, se guardiamo alla fine di Parashah Zot HaBerachah, che lì è morto Moshe, vediamo che c'è una piccola differenza tra il linguaggio della Torah, la morte di Moshe, e il linguaggio della Torah, nella morte di Aaron. Se guardiamo il linguaggio della Torah
nella morte di Mosè. C'è scritto lì. Che tutti i Bnei Israel hanno pianto Moshe, ma lì c'è scritto col Israel, tutto il popolo di Israele, e qua c'è scritto col Bet Israel, ogni diciamo casa, ogni famiglia, ogni membro. Chiede il Avod Rabbi Natan, chiede il Meshech Chochmah, chiede il Gurariel, Maharal, come mai da Moshe c'è scritto col Israel e da Aaron c'è scritto col Bet Israel? E aggiungiamo la domanda che abbiamo già chiesto, e da Miriam non c'è scritto niente. Rashi già spiega, ma Rashi non spiega il motivo, spiega la realtà. Rashi spiega qual era la realtà, che quando è morto Aaron hanno pianto sia gli uomini che le donne. Perché? Perché Aaron rincorreva la pace, voleva che ci sia, che ci fosse pace tra l'uomo e il prossimo, tra ogni membro di Am Israel, e che ci fosse pace tra il marito e la moglie. Per questo Aaron era molto coinvolto in questa questione di pace, perché c'è scritto Kol Bet Yisrael. Ma anche Moshe era coinvolto, quindi come mai da Moshe di più, da Aaron di più che da Moshe? Il Maharal ci risponde. Il Maharal ci risponde spiegandoci, nel Gurari, appunto, il commento su Rashi, questa parasha. Ci spiega il Maharal spiegandoci la differenza tra Ohev Shalom, Oseh Shalom e Rodev Shalom. Una persona che vuol fare la pace e una persona che rincorre la pace. Qual è la differenza? Ci dice il Maharal, una persona che vuol fare la pace, vuole che ci sia pace, prende le due persone e li parla e cerca di arrivare a un accordo tra di loro. Una persona che rincorre la pace vuol dire che vuole arrivare veramente che tutto il passato sia dimenticato, prende ogni persona in modo singolo, parla con lei, va a parlare poi con la seconda persona, ritorna dalla prima persona e va avanti e indietro tra tutti e due finché non ottiene la pace all'origine e cancella tutti gli avvenimenti da di loro. Questa è la differenza tra una persona che cerca di far pace e una persona che rincorre la pace. Una persona che rincorre la pace rincorre le persone e va a parlare con loro per poter chiarire tutto e mettere tutto nel passato e affrontare un futuro diverso. Moshe, quando venivano da lui, parlava con uno, parlava con l'altro, si davano davanti a lui e arrivava una soluzione. Aaron no. Aaron prendeva ogni persona, ci parlava singolarmente e finché non arrivava una pace vera, una pace che sarebbe durata nel corso di un lungo periodo, non lasciava la questione. Questa è la differenza tra Oseh Shalom e Rodev Shalom, una persona che fa la pace, una persona che rincorre la pace, così spiega il Maharal. Il Meshech Chochmah ha fatto un'altra spiegazione molto interessante. Sappiamo che se una persona commette omicidio in modo involontario, quello che deve fare è andare nelle città esilio, le famose aree Miklat, ma nel deserto non c'erano ancora le città esilio, se succedeva un episodio del genere doveva andare nel campo dei Leviim, nell'accampamento dei Leviim, e stare lì finché il Kohen Gadol non moriva. E quando il Kohen Gadol moriva, poteva uscire. Sappiamo, conosciamo tutti le famose Gemarot dove parlavano che le madri di queste persone che avevano commesso questo omicidio involontario pregavano perché il Kohen Gadol morisse, così il loro figlio poteva tornare a casa. Dice il Meshech Chochmah, sappiate che durante la vita di Aaron, quando lui era Kohen Gadol, non è morto nessuno. Se non è morto nessuno, vuol dire che ogni singola persona di Am Israele era triste e non c'erano madri o mogli che pregavano che il Kohen Gadol morisse. Per questo è scritto Kol Bet Israel, tutti i membri del popolo di Israele, perché tutti erano tristi e tutti hanno pianto la morte di Aaron. Un altro motivo che porta al Meshech Chochmah è, come abbiamo già spiegato, dopo il Chet HaMeraglim, il peccato delle spie, HaKadosh Baruch Hu ha detto che tutti i 600.000 che sono usciti da Mizraim sarebbero morti nel deserto, 15.000 ogni anno, 15.000 per 40 arriva a 600.000. Quando è morto Aaron, era l'ultimo anno, ovvero gli ultimi 15.000 dovevano morire. E già questi 15.000, gli ultimi, sapevano già che sarebbero morti Tisha B'Av. Aaron, quando è mancato Rosh Chodesh Av, 9 giorni prima. Tutte le mogli e tutti i membri di queste 15.000 persone qua erano abbastanza tristi, visto che sapevano che il loro padre, il loro figlio, il loro marito sarebbe morto dopo qualche giorno. Ma quando hanno visto che Aaron è morto nello stesso periodo, molto vicino, era come un sospiro di sollievo per vedere che uno tzaddik era morto con loro e pensavano, si sono consolati, che quando ci sarà Tchiyat HaMetim, quando ci sarà la risurrezione, allora Aaron
ritornerà e prenderà con lui tutti quelli che sono morti. Poi alla fine, gli ultimi 15.000 non sono morti, sono entrati Tisha B'Av nelle famose fosse e sono usciti tutti vivi. Perché? Perché la Gemara dice con la Bochel Talmid Chacham, l'inchalim lo kol avonotav. Chiunque piange e fa scendere una lacrima per la morte di una persona grande, di un Talmid Chacham, gli vengono cancellate tutte le averot, quindi gli ultimi 15.000 sono rimasti in vita. Così spiega il Meshe Fafon. L'ultima risposta su questa domanda qua, come mai da Moshe c'è scritto Kol Israele, da Aron c'è scritto Kol Bet Israele, la portano Chazal in Avot e Rabbi Natan. Moshe era un giudice. Qual è il lavoro del giudice? È sedersi nel tribunale, ascoltare le due persone, ognuno dice la sua versione, e decidere lui ha ragione e lui ha torto. Andavano da Moshe, ovviamente tutti accettavano il verdetto di Moshe, perché il verdetto di Moshe è il verdetto della Torah. Ma in ogni verdetto c'è una persona che esce contenta e c'è una persona che esce meno contenta. Quando Moshe è venuto a mancare, coloro che hanno ricevuto, diciamo, un verdetto in loro sfavore, certo che erano tristi perché Moshe non c'è mai stato e non ci sarà dopo di lui qualcuno come lui. Ma ovviamente si ricordavano dell'episodio, si ricordavano, sì, è vero, io ero da lui nel Beddin e Moshe è andato contro di me. Questo è da Torah, io rispetto da Torah, rispetto l'opinione della Torah perché rispetto l'opinione di Moshe Rabbeinu, ma si ricordavano. Quindi la tristezza non era una tristezza totale, dice Avod Rabbi Natan, come da Aaron a Cohen, dove tutti erano veramente tristi perché Aaron ha fatto solo del bene e mai niente contro qualcuno. Per questo dice Avod Rabbi Natan, da Moshe c'è scritto Kol Israele, da Aaron c'è scritto Kol Bet Israele. Sappiamo che una delle conseguenze della morte di Aaron è che sono andate via, hanno smesso di esserci le famose nuvole. Per cui c'è scritto, Vayar, Vayru kol ha'eda, e hanno notato tutto il popolo, Vayru, dice il Balaturim, dice il Rokeach, lo stesso valore numerico di Ananim, di Ba'ananim, delle nuvole. Quando hanno visto che le nuvole non c'erano più, hanno capito che Aaron non era più. Chiede il Chatam Sofer, come mai le nuvole erano per merito di Aaron? E visto la domanda del Chatam Sofer, diciamo, anche se l'abbiamo già detto, come mai il pozzo era per merito di Miriam e come mai la manna era per merito di Moshe? La manna era per merito di Moshe perché Moshe è stato 40 giorni e 40 notti su da Kadosh Baruch Hu, non ha mangiato, non ha bevuto. Per questo la manna, che è un cibo divino, quando la mangiavi non usciva niente, mangiavi e rimaneva dentro. Questo era il miracolo della manna. Per questo Moshe, che anche lui 40 giorni e 40 notti è stato su da Kadosh Baruch Hu senza mangiare, senza bere, Moshe e la manna vanno assieme. Come mai il pozzo dell'acqua era per merito di Miriam? Ci sono due opinioni, un'opinione del Sifteh Chamim, un'altra di altri Chamim. La prima opinione che portano è che Miriam, assieme a sua madre Yocheved, erano coloro che facevano nascere tutti i bambini in segreto in Mizraim e portavano da bere alle madri che davano che partorivano. Per questo, visto che hanno portato da bere e da mangiare, il pozzo era per merito di Miriam. Ma la ragione principale la porta al Sifteh Chamim. Porta al Sifteh Chamim che, visto che Miriam è colei che ha salvato Moshe Rabbeinu dal decreto crudele degli egiziani di ammazzare tutti i bambini, e dove l'ha salvato? L'ha salvato mettendolo nel Nilo, mettendolo nelle acque. E visto che per merito delle acque Moshe è stato salvato, HaKadosh Baruch Hu ha deciso che il pozzo ovviamente c'era dentro l'acqua dove gli Israele si dissetavano e bevevano da là, veniva per merito di Miriam perché lei ha salvato Moshe Rabbeinu con le acque. Da qui dice il Chatam Sofer, adesso vediamo come mai le nuvole erano per merito di Aaron. Dice il Chatam Sofer che le nuvole proteggevano Am Yisrael dal malocchio. Visto che quando ci sono tanti miracoli e la gente vedeva tutti i miracoli, tutti i popoli sentivano tutti i miracoli, c'era tanto malocchio su Am Yisrael. Le nuvole coprivano Am Yisrael così non potevano vedere e mettere malocchio su Am Yisrael. E visto che le nuvole venivano a proteggervi il malocchio, per chi potevano essere lì? Per merito di Aaron, perché? Perché Aaron, una delle qualità che aveva è che non era mai geloso di nessuno, aveva solo cose buone da dire per tutti. Per questo poteva far pace perché vedeva in ognuno della sua qualità e ingrandiva le qualità di ogni persona con cui parlava.
Da qui lui, che è l'opposto del malocchio, poteva dare le nuvole che erano proteggere per il malocchio, così porta al Khatam Sofer. Da qui, dice il Khatam Sofer, possiamo capire come mai per Miriam la gente non ha pianto e per Aaron sì. La Gemara nel trattato di Megillah, quindicesimo Daf, porta che quando uno tzaddik va nel mondo eterno, nel mondo della verità, per lo tzaddik è una cosa positiva, lo tzaddik ha lavorato tutta la vita per arrivare a questo momento qua, per arrivare all'eternità ed essere vicino e attaccato alla Kadosh Baruch Hu. Chi perde dalla morte dello tzaddik, ovviamente il popolo, e chi rimane in questo mondo qua. Quando è morta Miriam, erano tutti molto, non dico felici, ma sapevano che andava nel posto giusto, nel posto eterno, perché Miriam era una tzaddik. Ma cosa è successo? Non avevano calcolato, dice il Ktav Sofer, che con la morte di Miriam anche il pozzo sarebbe scomparso. E visto che il posto poi è scomparso, Bnei Israel erano sorpresi da questo fatto qua e sono entrati in uno stato di panico perché no, erano nel deserto e non avevano cosa bere, per questo è successo tutto l'episodio. Non hanno pianto Miriam perché Miriam è andata in un mondo migliore, ma hanno visto che loro hanno avuto un danno da questo perché non hanno dove bere. Per questo sono entrati in uno stato di panico. E hanno iniziato a dire a Moshe Rabbeinu, adesso cosa beviamo? A Kadosh Baruch Hu ci ha portato qua per morire, eccetera, eccetera. Dopo questo episodio qua, quando anche Aaron è venuto a mancare, hanno detto Bnei Israel, ah, se quando è mancata Miriam il pozzo è venuto a mancare, adesso che viene a mancare Aaron, anche le nuvole vengono a mancare. E visto che le nuvole vengono a mancare, ognuno di noi ha un danno dal fatto che lui non c'è più. Se ha un danno dal fatto che non c'è più, c'è scritto Vayruko Laedaki Gavaron, l'hanno visto tutti. Cosa abbiamo detto? Vayru e Bananim, lo stesso valore numerico, hanno visto tutti che non ci sono più le nuvole. Se non ci sono più le nuvole, Vayfku et Aaron Shloshim Yom, Kol Bet Yisrael, perché il passù viene e ripete due volte sia Kol Laedah, tutta la congregazione, sia Kol Israele, sia tutto il popolo di Israele. Ci dice il Ktav Sofer per dirci che tutto il popolo di Israele sapeva che non ci sarebbero state più le nuvole. Per questo hanno tutti pianto, erano tutti dispiaciuti da questo fatto qua. Dopo che hanno visto che non c'è più Aaron, non ci sono più le nubi, allora come non c'è più Miriam, non c'è più il pozzo? La stessa cosa succede da Aaron. Da Aaron non si pianto perché? Perché hanno capito, dopo l'esperienza con Miriam, che loro stessi, ognuno di loro avrebbe avuto, se si può dire così, un danno, che non ci sarebbero state più le nubi a proteggerci. Ma poi sono tornate per merito di Mosè. Per questo da Aaron hanno pianto, dice il Ktav Sofer, e da Miriam non hanno pianto, e da qui si può capire perché da Mosè hanno anche pianto. Perché dopo l'esperienza con Miriam, che è stata la prima a mancare, hanno capito le conseguenze della morte dello Tzadik. Chiede Siftei Tzadik, come mai Moshe Rabbeinu non ha pianto e non ha chiesto a Kadosh Baruch Hu Rachamim pietà e che Aaron viva qualche altro mese? Sappiamo che Moshe Rabbeinu è mancato l'ottavo giorno il settimo giorno di Adar, che era quasi un mese prima di entrare nella terra di Israele, poteva Aaron morire vicino a lui la stessa data e avere anche qualche altro mese di Aaron a Cohen? Chiedersi Siftei Tzadik come mai Moshe Rabbeinu non ha pensato di chiedere ad HaKadosh Baruch Hu pietà e dare qualche giorno in più di vita, qualche mese in più di vita a Aaron, e che manchi vicino a Moshe Rabbeinu quasi nella stessa data, così poi Bnei Israel potevano entrare nella terra di Israele. Come mai Moshe non ha pensato di pregare? Questa è la domanda del Siftei Tzadik. La risposta che porta al Siftei Tzadik, lui non porta questo, ma è collegata a quello che abbiamo detto all'inizio della lezione. All'inizio della lezione abbiamo portato il Ramban, che la seconda ragione per cui la Parah Adumah, la mucca rossa, è stata data a Elazar il figlio, per iniziarlo a educare e iniziarlo, che inizi a fare esperienza sul lavoro e sul compito del sommo sacerdote nel Mishkan, allora gli ha dato esattamente Paraduma. Dice la Gemara nel trattato di Bava Batra, una persona che lascia in questo mondo qua un figlio che va nella sua stessa via, nella sua stessa direzione, che ovviamente dall'aspetto spirituale, non in altri ambiti, non in altri aspetti, è come che non è morto. Perché? Perché tutte le cose positive che ha creato in questo mondo qua continuano tramite suo figlio. Visto che HaKadosh Baruch Hu ha detto Elazar, tu sei il prossimo, tu sei il sommo sacerdote e tu sei quello che prenderà il compito di tuo padre Aaron,
ha visto Moshe Rabbeinu che HaKadosh Baruch Hu non ha lasciato il popolo di Israele senza un sommo sacerdote adatto, senza un sommo sacerdote che poteva entrare, poteva colmare il buco che ha lasciato il padre. Allora ha visto Moshe Rabbeinu che non c'era motivo di piangere, non c'era motivo di chiedere ad HaKadosh Baruch Hu perché, perché ha lasciato esattamente una persona. E forse si può aggiungere la spiegazione del Kliyakar sul nome di Elazar. Abbiamo detto che Elazar, il Dio ha aiutato a purificarsi, ma non solo, il Dio ha aiutato a colmare quello che ha lasciato Aaron tramite suo figlio. Dopo aver capito il motivo del pianto di Aaron, dopo aver capito la grandezza di Elazar, cerchiamo di capire l'importanza degli abiti, dei vestiti di Aaron HaKohen che vedevano essere trasferiti su Elazar, le domande che abbiamo chiesto prima. E dopo aver capito questo, potremmo capire il motivo per cui la montagna che è stata scelta per seppellire Aaron viene chiamata Hor Ha'ar, e come mai Rashi usa la mela piccola sulla mela grande come esempio. Iniziamo dalla Gemara. Gemara Moed Katan, 28° Daf. למה נסמכה מיתת אהרון לבגדי תאונה? מה מיתת צדיק מכפר? אך בגדי תאונה מכפרים. Come mai la morte di Aaron è collegata agli abiti di Aaron? Perché come quando viene a mancare uno tzaddik, c'è perdono per il popolo di Israele, anche gli abiti del Kohen Gadol perdonano. Come gli abiti del Kohen Gadol perdonano? C'è una bellissima Gemara nel Trattato di Svachim, 88° Daf. Chi vuole può guardare lì, abbiamo parlato un paio di volte di questa Gemara. La Gemara riporta come ogni beged, ogni abito che c'era al Kohen Gadol veniva a perdonare una certa averà, Gilu Erayot, Shfichut Damim, Lashon Hara. Ogni abito aveva un compito preciso. Non è a caso che questi abiti erano messi dal Kohen Gadol, erano per perdonare tutte le grandi averot. Chi vuole può guardare dentro, Zevachim 88, la Gemara li spiega in Lashon molto facile, porta anche dei psukim per vedere, per confermare il tutto. E come è morto Aaron? Aaron è morto mitat neshika, ovvero ha chiuso gli occhi e la sua neshama è salita. Il Malbim spiega la Ma'alà, qual è il grande non vantaggio, ma la grande cosa di morire mitat neshika, è che il corpo non ha nessuna sofferenza, ma l'anima esce in modo pulita, in modo dritta dal corpo e va direttamente in Shamayim, lasciando un corpo qua sano, per farti vedere quanto lo tzaddik, e non tanti hanno avuto il merito di avere una morte del genere. Così dice anche il Balaturim, Vayamat Shamed, è morto lì, Pasu così scrive, è il valore numerico, Melamed Kimet Beneshika, vediamo che tutte le questioni sono collegate. Il Midrash, in Yalkut, che porta gli Yalkut Shimonim, il Midrash Yelamdenu, questa è la fonte, racconta di come Mosè è andato da Aaron per annunciargli la propria morte, non poteva andarglielo e dirglielo così, ma ha iniziato. C'è un Midrash che dice che ha iniziato a studiare con lui il libro di Bereshit per spiegargli esattamente la grandezza di HaKadosh Baruch Hu, per ricordarsi che lui ha creato il mondo, quindi ogni cosa che dice c'è un motivo ed è valida, eccetera. Ma il Midrash Yelamdenu porta la versione più corta, e questa magari la diciamo, cose molto interessanti. È andato Moshe Rabbeinu da Aaron e gli ha detto: tu credi in HaKadosh Baruch Hu che ha creato il mondo? E ha detto: ovviamente, se HaKadosh Baruch Hu ti dice che dopo 120 anni andrai nel mondo eterno, dice, accetterò il suo dire. Se ti dice che a breve morirai, accetterò il verdetto di HaKadosh Baruch Hu. Se ti dice oggi che morirai, cosa ne pensi? Dice Aaron: accetto il verdetto. E gli ha detto Moshe: guarda, è arrivato quel giorno là. Aaron ha detto: Baruch Dayan Emet, non c'è problema, se questa è la volontà, così farò. Per questo dice la Torah: ויאמר השם משה ולאהרון ואור על גבול ארץ אדום ויאסף אהרון אל פסוק דופו דיצ'ה קח את אהרון פרנדי אהרון דיצ'ה רש"י בדברי תנחומים פרלה לי אימודו קומי דה ויצ'ינו קונסוללו די קוויסטו פטו קח בדברי תנחומים קונסוללו פרלי קול טו קורי פר אביצ'ינלו קוויסטו אמנטו קווה e così infatti ha fatto Mosè. I nostri chamim nei Midrashim, Torat Kohanim e anche i Rishonim, Ramban, Rabbi Ovadia Sforno, portano che tutto questo cambiamento di vestiti tra Aaron ed Elazar era tutto un miracolo. Perché? Perché se c'è Elazar che aspetta i vestiti di Aaron e Aaron che toglie i suoi vestiti per darli ad Elazar, Aaron ovviamente prima toglie i vestiti in superficie e poi toglie i vestiti che sono lo strato dopo.
Se lui toglie il primo strato e lo dà a Elazar, Elazar non può mettere l'ultimo strato se non gli è messo lo strato di base. Quindi, come poteva tutto accadere che a Aaron gli venivano tolti i vestiti e a, contemporaneamente Elazar poteva metterli? Dicono tutti i Mefarshim che era tutto un grande miracolo. Era tutto un miracolo. Aaron ha tolto i vestiti del primo strato, li ha dati a Elazar, li ha messi. E quando Elazar ha messo lo strato di base, è dato sotto i primi vestiti sullo strato superficiale. Così portano tutti e tutti spiegano questo modo qua. Ma c'erano altri due miracoli, non solo il miracolo degli strati, ma c'erano altri due miracoli. Innanzitutto il Midrash in Bereshit Rabbah porta che Aaron e Mosè erano simili di apparenza. E Mosè era alto 5 metri 10 amà. Se Mosè era alto 5 metri 10 amà, anche Aaron era alla stessa altezza, ma Elazar non era così. Quindi i bgadim di Aaron, i vestiti di Aaron non erano nella misura di Elazar. Questo è un altro miracolo, che gli abiti di Aaron si sono adattati alle misure di Elazar, secondo miracolo. Ma c'è un terzo miracolo che chiede il Midrash e lo porta l'Or HaChaim HaKadosh. Se Aaron toglie i vestiti e li dà a Elazar, Aaron rimane senza vestiti? Forse è possibile che Aaron è rimasto senza vestiti? Ovviamente no. Allora come Aaron poteva essere lì, quella situazione là, senza vestiti? Dice il Midrash che HaKadosh Baruch Hu ha coperto Aaron con le Ananea Kavod, con le nuvole. In questo modo, quando si toglie i vestiti, veniva coperto dall'Ananea Kavod e ovviamente non rimaneva senza vestiti. Questa è la risposta. Da qui vediamo che ci sono stati bisogno tre miracoli, se non di più, per poter togliere i vestiti, gli abiti di Aaron e metterli su Elazar. Abbiamo chiesto il nome del Marì, dischi, non poteva essere fatto dopo o prima? O prima di salire, Aaron entra, cambia i vestiti, dagli a Elazar e vai con altri vestiti a morire. Oppure che Aaron va di su, tolga i suoi vestiti, li dia a Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu scende, li dà a Elazar e basta. Perché ci deve essere fatti tutti questi miracoli? Qual è l'importanza che i vestiti vengano dati prima della morte, esattamente in questo modo qua? Porta al Marì il disco in due risposte. La prima risposta è che un Kohen diventa impuro su suo padre. Chi non diventa impuro è il Kohen Gadol. Per questo Elazar è stato nominato Kohen Gadol prima della morte di suo padre, così non era impuro quando suo padre è morto. Questa è la prima risposta. Per questo doveva essere fatto esattamente in quel momento là. Seconda risposta porta al Marì il Dischin, senza entrare nei dettagli dei dinim. Ma sappiamo che il Kohen Gadol, uno dei compiti che doveva fare, è fare il Korban Tamid Shel Shachar e Korban Tamid Shel Ben Arbaim. Doveva fare il sacrificio al mattino, ogni giorno, e sacrificio verso l'ora di pranzo. Per questo abbiamo Shacharit e Mincha, per ricordare questi due sacrifici qua. E Aaron è mancato di Rosh Chodesh, quindi c'era anche il Korban Musafim, il Korban che di Rosh Chodesh stesso. Questo è il motivo per cui non mettiamo i tefillin quando facciamo il Musaf di Rosh Chodesh. Perché? Perché il Korban stesso è come i tefillin. Questo è uno dei motivi. Ma vediamo quindi che c'erano tre Korbanot da fare quel giorno. Adesso facciamo un calcolo. Non sappiamo se Aaron è mancato al mattino o se Aaron è mancato al pomeriggio, ovvero non sappiamo se Aaron è mancato prima del sacrificio di Ben Arbaim o dopo il sacrificio di Ben Arbaim. Ma prendiamo le due possibilità, dice il Marì Dischi. Quello che è sicuro è che Aaron al mattino ha fatto il Korban Tamid Shel Shachar. Poi cosa è successo? Se Aaron è mancato prima del Korban Tamid Ben Arbaim, è ovvio che Elazar deve diventare Kohen Gadol prima che suo padre muore, perché se no non c'è chi fa il Korban Tamid Shel Ben Arbaim. Non c'è chi fa il sacrificio, anche il sacrificio di Musa. Perché? Perché se lui diventa Cohen, Cohen metamele aviv, Cohen diventa impuro su suo padre, il Cohen che è impuro non può fare l'avodà, non può svolgere il compito. Quindi, se è morto prima del Korban Tamid Ben Arbaim, allora capiamo perché doveva essere nominato Cohen Gadol prima, così non diventava impuro e poteva fare. Se prendiamo la seconda possibilità, ovvero che Aaron è mancato nel pomeriggio dopo il Korban Tamid Ben Arbaim, dopo il Korban Musafir, se Elazar non fosse diventato Cohen Gadol subito, ovvero immediatamente prima della morte, il giorno dopo, il Korban Tamid di dopo, Aaron non ci sarebbe chi l'avrebbe fatto. Perché? Perché il Cohen rimaneva Tamè anche il giorno dopo.
Quindi vediamo, dice il Marie Diskin, che l'importanza di cambiare i vestiti, quindi mettere gli abiti del Kohen Gadol da Aaron e Elazar è essenziale in quel momento là. L'ungere con l'olio è già stato fatto, come abbiamo visto nelle parashiot scorse, quindi questa era l'ultima cosa da fare, l'ultima cerimonia da fare prima di diventare Kohen Gadol. Questa è la risposta del Maril Diskin. Un aneddoto interessante lo porta al Siftei Tzadik. Dice al Siftei Tzadik: sappiamo che quando una persona muore bisogna fare i kriya, bisogna strappare il proprio vestito. È ovvio che Elazar non ha strappato il gadim del Kohen Gadol. Quindi, se Elazar è stato nominato Kohen Gadol prima che suo padre mancasse, prima che Aaron mancasse, quindi dal momento che è mancato doveva fare subito kriya. E non è possibile che ha fatto kriya, che ha strappato i vestiti del Kohen Gadol, perché c'è una machloket nel Rambam se il vestito è strappato del Kohen Gadol, se è kasher o no. Ovviamente non ha, non è, probabilmente, dice il Siftei Tzadik, non ha strappato il Kohen Gadol, quindi come ha fatto kriya? Dice il Siftei Tzadik, visto che gli è stato annunciato prima, avrà portato un abito che ha messo su di lui prima di mettere il gadim del Kohen Gadol, e quell'abito là ha fatto kriya, e così andava bene, così porta il Siftei Kohen. Può essere anche un abito esterno che ha fatto kriya e poi l'ha tolto quando è stato messo il gadim del Kohen Gadol. Così vuole rispondere il Siftei Tzadik. Osservazione interessante. Viene il Siftei Kohen e dice: se guardiamo bene nei psukim, c'è scritto 6 volte la parola et, che poteva, la Torah poteva evitare. Kach et Aaron ve et Elazar. Kach Aaron ve Elazar, perché et è et. E se guardiamo nei psukim, c'è scritto 6 volte. Dice il Siftei Kohen perché? Cioè, perché la Torah ci vuole dare 6 volte la lettera Aleph in più. Perché? Perché la lettera Aleph, se cambiamo l'ordine delle parole, Aleph è Pele. Cosa vuol dire Pele? Una cosa straordinaria, una cosa anomala, una sorpresa, se si può dire. Qual era la sorpresa? La sorpresa era appunto che questi 8 vestiti sono stati tolti da Aaron e messi da Elazar nell'ordine esatto, nonostante il primo strato non corrispondeva all'ultimo strato. Allora chiedersi te Cohen, come mai 6? Abbiamo detto, se sono gli 8 i vestiti, come mai allora 6 volte c'è scritto la parola pene, la parola straordinario, la parola sorpresa? Dice Siftei Kohen molto semplice, perché tra i 8 bgadim ci sono 2 bgadim, ovvero il mitznefet e il tzitz, il famoso cappello e il famoso pezzo d'oro che si metteva sulla fronte. Questi non hanno niente a che fare con l'ordine dei vestiti, questi potevano essere messi nell'ordine senza che ci fosse un miracolo che gli altri venivano messi prima, perché sono cose esterne ai vestiti. Per questo i miracoli erano solo su 6 vestiti, dice Siftei Kohen, non sugli 8. Bellissima osservazione di Siftei Kohen. Da qui iniziamo a tornare al nome della montagna e al fatto della mela grande e mela piccola, e qui potremmo anche rispondere come mai la morte di Aarone tra Eretz Edom e Canaan. Sappiamo che sia Edom che Acnani appartengono alle forze del male. Canaan era uno dei figli di Ham, ovvero Ham è colui che ha peccato nella Teva, e Edom era appunto Esav. Ham e Esav sono fatti della stessa pasta. Aaron è per combattere Esav e per combattere Ham, come ha detto Rashi, si stavano avvicinando alle azioni di Esav. Ma come può essere? Dice il Meshiloach: innanzitutto, da Aaron possiamo imparare che ognuno di noi può pulire, ripulirsi dalla parte di Esav che c'è in sé, ovvero dagli Yetzirah. E non solo perché, non solo studiando la Torah tutto il giorno, perché ovviamente la maggior parte del popolo non è molto difficile per loro studiare Torah tutto il giorno, ma dal modo in cui si comportava Aaron, comportarsi come Aaron, questo ogni persona può farla. Ogni persona può essere gentile, ogni persona può cercare la pace, ogni persona può cercare di evitare di litigare, evitare di arrabbiarsi. Questo è quello che ha lasciato Aaron. E solo questo, dice il Mishiloach, va contro il comportamento di Esav. Dice, per questo il Meshiloach dice la morte di Aaron è tra Edom e Cnani, che rappresentano l'opposto della metà di Aaron. Ma viene il Tiferet Yonatan e porta una cosa molto interessante. Il motivo per cui Moshe Rabbeinu è stato sepolto mul Baal Peor in Har Nevo è perché sappiamo alla fine della parasha di Pinchas, gli Israele hanno peccato davanti a Baal Peor, mangiando e facendo quello che si faceva durante Baal Peor. Conosciamo tutti i dettagli, e Moshe Rabbeinu, che era colui che rappresentava la manna, come abbiamo detto all'inizio, che la manna che è mangiare che non usciva, non c'era psolet, non c'erano cose che uscivano dal corpo, rimaneva tutto dentro, è l'opposto del peccato di Baal Peor.
E chi può zittire il peccato di Am Israel che hanno peccato lì? Solo Moshe Aaron, che era esattamente l'opposto. Quindi vediamo che dove è sepolto Moshe è l'opposto di quello che hanno fatto in Israele. Dice il Tiferet Yonatan, la stessa cosa Aaron. Aaron rappresenta l'opposto del comportamento di Esav. Perché? Aaron era primogenito, Esav era primogenito. HaKadosh Baruch Hu va da Moshe e dice: voglio che tu sia il capo di Am Israel. Dice Moshe: io non posso, ho un fratello più grande. A Moshe Aaron gli viene detto questo. Aaron era contento che HaKadosh Baruch Hu ha scelto Moshe, perché Aaron sapeva che Moshe era più grande di lui dal punto di vista spirituale, quindi era contento che per il popolo ebraico ci fosse un leader più grande di lui, e nonostante lui era il primogenito, ha accettato il verdetto di HaKadosh Baruch Hu con felicità. Esav esattamente l'opposto. Esav vende la primogenita, essere il primogenito a Jacob. Jacob lo paga, ma Esav non è contento. Esav vuole sempre prenderlo indietro. Perché? Perché Esav non accetta il verdetto. Esav non accetta il fatto che Jacob, nonostante sia più grande di lui in spiritualità, che sia lui il primogenito. Per questo dice il Tiferet Yonatan: dove viene sepolto Aaron? Aaron viene sepolto Hor Ha'ar Mul Eretz Edom, di fronte alla terra di Edom, per dirti: tu e Sav, quello che tu facevi, la tua strada che tu hai preso è esattamente l'opposta di Aaron. Dovevi comportarti come Aaron. Per questo Aaron viene sepolto là, davanti alla terra di Edom, in Hor Ha'ar. Da qui possiamo vedere e rispondere alla domanda del Siftei Tzaddik. Chiede al Siftei Tzaddik: come mai quando la Torah nel capitolo 20, versetto 25, dice a Kadosh Baruch Hu a Moshe: Kach et Aaron ve et Elazar beno ve'ha'alotam, e falli salire. Ora, ma falli salire su questa montagna qua. Ma se guardiamo il versetto 28, quando si parla della discesa, c'è scritto Vayered Moshe Velazar in singolare. Com'è quando salgono Veale Otam, Vehalotam, fai salire loro in Ora Ar? Vengono detti tutti e due al plurale, sia Aaron e Lazar. Ma quando scendono, Vayered Moshe le viene detto in singolare. Così chiede il Siftei Tzaddik, risponde il Siftei Tzaddik. Una risposta, e dalla sua risposta, secondo. Si può mettere dentro la risposta del Tiferet Yonatan. Perché? Perché dice il Siftei Tzaddik, la risposta qual è? È che Aaron è stato elevato a un livello superiore perché è andato nel mondo eterno, nel mondo della verità. E Lazar è stato anche elevato perché? Perché è diventato Kohen Gadol. Quindi il fatto che Vehalotam e falli salire è una. Il fatto che sono saliti è un'elevazione spirituale, e non solo che sono saliti nella montagna, ma con c'è scritto Vayered Moshe Ve'Elazar, e sono scesi. Se anche qua la discesa è una discesa spirituale, e Elazar non ha nessuna discesa spirituale, perché? Perché è salito come Cohen semplice ed è sceso come Cohen Gadol. Quindi Vayered è singolare, va solo su Moshe Rabbeinu e non su Elazar. Così spiega la sicurezza lì. Secondo questa risposta qua possiamo applicare la sua risposta con quello che abbiamo detto prima. Vehalotam Hor Ha'ar, e falli salire nella montagna Hor Ha'ar. Perché? Perché Aaron viene lì in Hor Ha'ar, in questa montagna qua, perché? Per zittire tutto il fatto di Esav. E Lazar diventa Kohen Gadol per continuare a zittire in questo mondo qua il fatto di Esav. Quindi elevali spiritualmente per zittire Esav, ma quando scendono, scendono solo per cosa? È una discesa di Mosè, una discesa. Come è salito nella montagna, Mosè scende, ma Elazar non è sceso spiritualmente, rimane in un livello spirituale alto, perciò sto Vayered in singolare, così spiega la Siftei Tzaddik, con un po' di aggiunta. Da qui vediamo come tutto il fatto di Aaron, che sta tra Cnan e Edom, è per zittire quello che diceva Esav. Da qui possiamo capire il fatto della mela, e secondo me c'è una spiegazione molto bella. Conosciamo tutti il Midrash in Bereshit Rabbah, capitolo 8, paragrafo 5. Quando HaKadosh Baruch Hu voleva creare la persona, che voleva creare l'uomo, c'erano quattro gruppi di angeli che discutevano tra di loro. Il gruppo che rappresenta la giustizia e il gruppo che rappresenta la misericordia, Tzedakah v'Chesed, hanno detto: crea l'uomo perché l'uomo, non giustizia, scusate, bontà e misericordia, perché l'uomo ama essere bravo, fare Chesed con gli altri, e l'uomo ama dare Tzedakah. Ma c'erano due gruppi di angeli che hanno detto: non creare l'uomo. Quali gruppi erano? Emet v'Shalom, verità e pace. Perché hanno detto gli angeli: l'uomo di natura non vuole dire la verità, e l'uomo di natura litiga, deve lavorare su se stesso per evitare di fare queste due cose. Quindi HaKadosh Baruch Hu aveva parità, aveva due gruppi che dicevano di no, due gruppi che dicevano di sì. Dice Midrash: ha preso il gruppo che rappresenta la verità e l'ha buttato per terra. Per questo c'è scritto Emet mi'eretz tzmach, così dice Davide Melech in Tehilim, la verità che esca dalla terra.
Ma se prendiamo questo Midrash e analizziamo la parola Emet, sappiamo che Emet mi eretz itzal, Emet è verità, ma la verità viene applicata su altri due concetti. La Torah viene chiamata verità e anche Moshe viene chiamato verità. Moshe Emet, Petorato Emet. Vuol dire che quando HaKadosh Baruch Hu ha preso l'Emet, ha preso la verità e l'ha buttata per terra, ha detto al mondo, io farò uscire la Torah da questo mondo qua e tramite Moshe Emet, Vetorato Emet, tramite che la Torah è verità e Moshe è verità, dimostrerò agli angeli che hanno detto che l'uomo non merita di essere creato, ma tramite la Torah puoi cambiare. E nonostante l'uomo di natura tende a dire la bugia, quando mette Torah dentro di sé, capisce che dire la verità è sempre la cosa giusta. Da qui possiamo collegarci alla mela. Dice Shlomo HaMelech in Shir HaShirim, che tapuach be'etzei ha'yar, ken dodi ben avanim. Come la mela, come il melo tra gli alberi della foresta, così anche il mio popolo in questo mondo qua. Cosa vuol dire cosa rappresenta l'albero della mela? Dice il Midrash in Shir HaShirim, e uno dei due esempi la porta anche la Gemara nel Trattato di Shabbat, 88. Bnei Israel, quando sono usciti da Mitzrayim, il merito che avevano era l'emunah e credere in HaKadosh Baruch Hu. Emunah è quando non vedi un fatto ma credi in HaKadosh Baruch Hu. Se c'è il fatto e decredi, e non è emunah. La mela ha la stessa qualità. Perché? Perché la mela è l'unico albero che il frutto esce prima della foglia. La foglia viene a proteggere il frutto, ma la mela dice io ho emunah in HaKadosh Baruch Hu che mi proteggerà, per questo esce la mela e poi la foglia. Questa è la qualità della mela. E la stessa cosa dice la Gemara nel Trattato di Shabbat, anche il Midrash lo porta, la mela rappresentata da Matan Torah, perché? Perché Matan Torah ben Israele ha detto Naaseh Venishma. Prima facciamo e poi ascolteremo, perché? Perché ci fidiamo di te. E la fiducia è la stessa fiducia che ha la mela quando esce il frutto prima della foglia. Quindi vediamo che la mela rappresenta la Torah e la mela rappresenta Yetziat Mitzrayim. Ma sappiamo che Emet, abbiamo detto, è Moshe Rabbeinu ed Emet è la Torah. Dice il Psikta di Rav Kahana, un altro Midrash, che la mela ha altre due qualità. Innanzitutto, tutti scappano dalla mela, dall'albero mela, perché? Perché non ha ombra. Se non ci sono foglie c'è meno ombra, quindi tutti scappano da lui, nessuno vuole sedersi sotto l'albero della mela. Dice il Psikta, la stessa cosa, i popoli scappano da Am Yisrael, da quando hanno ricevuto la Torah, hanno paura. Quindi vediamo di nuovo mela e Matan Torah. Ma un'altra cosa. Dice il Psikta, la mela esce nel terzo mese, ovvero nel mese di Sivan, così anche Bnei Israel hanno ricevuto la Torah nel mese di Sivan, e come la mela esce nel mese di Sivan e si può profumare e apprezzare l'ottimo odore della mela, così anche Am Israel nel terzo mese hanno ricevuto la Torah e hanno messo profumo in questo mondo qua. Quindi vediamo che la mela rappresenta cosa? Rappresenta Matan Torah, rappresenta Bnei Israel. Moshe è Emet, Moshe è la verità e Matan Torah è anche la verità. Viene Rashi e ti dice una mela piccola su una mela grande. La shalom, la pace non è stata buttata per terra. HaKadosh Baruch Hu ha buttato la verità per terra e ha lasciato la pace davanti alla misericordia e alla bontà. Vuol dire che in modo che la midah della pace scende in questo mondo qua, deve avere una base. Qual è la base? La base è la verità. Se HaKadosh Baruch Hu ha buttato in questo mondo qua la verità e la verità ha permesso di ricevere la Torah, allora il Shalom adesso può scendere anche in questo mondo qua. Perché? Perché ha una base solida che è la base di Emet. HaKadosh Baruch Hu ha buttato qua la verità, cosa vuol dire? Ha messo qua Matan Torah. Moshe ha preso la Torah e l'ha data a Bnei Israel. Adesso che c'è una base, anche Shalom che diceva no, l'uomo non deve essere creato, anche Shalom adesso concorda che dopo che è stata data la Torah, perché c'è Emet e Moshe Emet e Torato Emet, quindi anche il Shalom concorda che l'uomo deve essere creato. Per questo vediamo che HaKadosh Baruch Hu ha preso le due Midot, l'ha buttata in questo mondo qua, ma la base è Emet e sull'Emet sta il Shalom. Se abbiamo detto che la montagna di Aaron, Hor Ha'Aretz, una montagna sopra una montagna, qual è la montagna sopra la montagna? È la montagna di Matan Torah, la montagna di Har Sinai, la montagna di Arevo, che sono Emet, e Aaron rappresenta il Shalom e Moshe rappresenta Emet. Allora Aaron può svolgere il suo compito qua dopo che è stata data la Torah. Per questo la sua non è una montagna singola, è una montagna che sta sopra una montagna. È il shalom, è la pace che sta sopra la verità. Viene Rashi e ti dice che tapuach katan al gabei tapuach gadol, una mela piccola sopra una mela grande. La mela grande cos'è? Il midata emet.
la verità, Moshe Emet Vetorato Emet, la mela piccola è il Shalom, HaKadosh Baruch Hu ha lanciato, ha buttato in questo mondo qua l'Emet, adesso che c'è l'Emet, che c'è la Torah, Aaron può svolgere il suo compito, ovvero avere il Shalom. Questa è la base, è la Torah, e sulla base della Torah Aaron ha potuto svolgere il suo compito, ovvero di portare Shalom. Se non ci fosse stata la Torah, Aaron non avrebbe potuto svolgere il suo compito, perché il Shalom vero, la pace vera, è una pace di Torah. Per questo HaKadosh Baruch Hu ha dato a Aaron che cosa? La Birkat Kohanim, che il Birkat Kohanim apparteneva ai primogeniti, perché? Per vincere contro Esav, che Esav era un primogenito, ma per dirti, Aaron, tu ti sei meritato, perché? Perché tu cerchi la pace. Hashem Yevarech et amo cosa? Et amo Bashalom. Quindi vediamo come tutto l'episodio di Aaron è la verità con la pace, e tutto si basa sugli abiti, perché? Perché gli abiti rappresentano la superficie dell'uomo, rappresentano l'esterno dell'uomo, rappresentano questo mondo qua. Ma sappiamo che questo era il simbolo di Esav. Aaron, che è l'opposto di Esav, viene e prende i vestiti, che i vestiti sono cose materiali apparentemente, anche questi ricorda in Kedushah. Per questo tutta la morte di Aaron, che viene a distruggere il simbolo di Esav, viene a distruggere quello che Esav vuole portare in questo mondo qua, ha a che fare con i vestiti che sono una cosa esterna, ma portati dentro la Kedushah. E dal momento che tutto è fatto su una base di Torah, Emet Mieret Tzitzmach, Moshe Emet Vetorato Emet, e da lì Aaron si può basare, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Questa è la parasha di questa settimana. Shabbat Shalom a tutti.